La Lazio pianta il suo vessillo anche sul territorio campano, conquistando i 3 punti contro il Benevento. E Inzaghi infila l'8ª vittoria consecutiva. 8 vittorie conquistate tra Serie A ed Europa League, arrivate dopo la rocambolesca sconfitta contro il Napoli. L'unica reazione possibile per far sapere a questo campionato che la Lazio c'è e ha fame. 8 sono anche le trasferte centrate. Lontani da casa, i biancocelesti si trasformano in un carro armato pronto a buttare giù qualunque ostacolo gli si pari davanti. Anche la Juventus si è arresa in casa propria, davanti a tanta esuberanza. Inzaghi sta viaggiando a ritmi impressionanti. I numeri sono quelli che hanno accompagnato i grandi della storia biancoceleste. Quella stessa storia che Simone sta lentamente riscrivendo. 8 vittorie consecutive furono inanellate solamente da Eriksen nella stagione 98-99 e tra campionato e Coppa Italia, quando il reparto offensivo era trainato dalla coppia dei sogni Babbo Vieri e Marcelo Salas. L'anno successivo il tecnico svedese non riuscì a ripetersi, ottenendo solo, si fa per dire, 5 vittorie di seguito. Procedendo a ritroso nel tempo, ritroviamo la Lazio del primo scudetto, quella delle immagini in bianco e nero, di Chinaglia, D'Amico e Re Cecconi, quella guidata dal maestro, che continua ad emozionare lontano negli anni. 6 i risultati positivi collezionati da Maestrelli, in mezzo anche un derby vinto, 3 punti sicuramente più dolci. Tornando ai giorni nostri, strisce vincenti si sono registrati anche durante l'era di Petkovic e quella di Pioli, entrambi con 6 vittorie. Il Parmense però riuscì a beffare il Napoli in casa propria e strappargli la finale di Coppa Italia. Ma ad Inzaghi non interessano i numeri, tantomeno le statistiche, e nel mirino c'è già l'Udinese, che potrebbe incoronarlo come l'allenatore più vincente negli annali biancocelesti.